buonasera a tutti. Ciao Samuel. Buonasera. Come stai? Bene. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Alla grande. Direttamente dallo studio di Palermo. Su Bella Radio TV. Canale 181. Che digitale terrestre. Che naturalmente ci potete seguire da casa. Canale 181. Scaricate. Scarichiamo, no? L'applicazione e ci potete seguire sempre. Naturalmente Bella Radio TV. Ci potete seguire su Facebook, su TikTok, su Instagram, perché siamo veramente. Su tutti i social. Allora, Samuel, io devo correre stasera. Proprio dobbiamo volare perché abbiamo tanti ospiti. Poi ti ricordiamo che abbiamo un orario da diciamo, giustamente, perché dobbiamo correre. Dobbiamo correre perché poi alle 22:30 abbiamo Daniele De Martino da Catania. Nello studio di Catania. Noi intanto salutiamo tutto lo staff di Catania, di Bella Radio TV, che sono, lo dice lui, Sonny, Franco, Milena e Mary. come si chiamano? Marcello e Vittorio. A posto. Ok. Un bacio ragazzi e grazie sempre a tutto lo staff di Bella Radio. Allora, io partirei subito con il piccolo Samuel, cercare due belle, capito? Proprio capito, a me sera, va proprio alla grande, questo a me, il microfono. Dov'è? L'ho perso, prendilo tu. Ok, preparatissimo. Naturalmente salutiamo tutti coloro da casa, tutti gli ospiti dello Stato e tutti gli ammalati, perché quello noi sempre e comunque salutiamo augurando una presta guarigione, va bene? Il saluto principale va anche a tutti coloro da casa che stasera ci faranno compagnia, no? Sì. Quello sì, perché noi entriamo con i cuori in casa, che noi facciamo sognare, vero Samuele? Noi facciamo compagnia nelle case. Bravissimo Samuele, se siamo pronti dalla regia? Se siamo pronti. Non siamo mai topardis, partiamo, non siamo mai topardis. Qui, allora, non facciamo il dito o non li facciamo? Tu fai tu. Li facciamo, dai. Li facciamo, quindi? Non siamo mai topardis, di Maria Rosaria. Una cover. Sì, se siamo pronti alla regia, non è per voi Samuel Bertolino. Grazie. Vai. Bye.
grazie a tutti. Ora andiamo a dedicare una canzone dedicata fortemente a mio nonno. Nonno mio, vai! Questo bambino a me, ogni volta che lo vedo, mi incanta. Oh, mi incanta. Allora, gioia mia, dobbiamo subito sempre volare. Non abbiamo neanche tempo per i saluti, ci credi? Perché dobbiamo proprio volare. Il tempo è tiranno, dobbiamo volare. Quindi chiamiamo il nostro perché lui è sempre con noi. Sì. Sempre e comunque con noi. Sempre. Poi dobbiamo parlare anche della serata, giusto? Poi andiamo in superpressione là. Bella, no, la locandina della serata, ci sarai anche tu, non ti preoccupare. Sì. Chiamiamo il nostro amico Cristian Miscela. Vai. Buonasera Cristian. Ciao Benny. Ciao Gioia, come stai? Ciao piccolo. Ciao. Bene Benny, tu? Tutto a posto. Ringrazio Ignazio Caracasi, la Flash Music, Laura Bologna, salutiamo sempre e a tuo padre. Salutiamo sempre la Flash Music del maestro Ignazio Caracasi e della bravissima, come sempre, Laura Bologna e tutto lo staff di, anche soprattutto un grande amico nostro
Gioacchino Sassi. Sempre lo saluto. Allora c'è tutta la sua famiglia, sì, questo sì, che sia chiaro. Vabbè, faccio ascoltare Non può durare e Sino Buffone. Per noi, per voi, siamo pronti alla regia. Christian Michel. Vai. È venuto, mi chiamano tessere e mi racconto un tesi cosa tu vuoi figlio dove aglierà sa già la sa. Questa è una storia che non può durare, perché l'amore tu ci stai male. E quando vuoi lo dicevi tu, poi ci devi vedere, e mo ti tocca, tu sei per me lo sa, con quella la cuore, ti voglio bene, non voglio lasciare male, e se hai bisogno di me, o sono per la vacca, quella venuta di lui, la verità. Ma perché sei cagnene, ti ascoltare questa storia, non è giusto da tu, soltanto ancora. Questa è una storia che non vuol durare, per questo amore tu ci stai male. E quante volte lo dicevi tu, poi ci devi tenere, e mo ti sopporta, tu sei per me lo sa. Con quella sole, ti voglio bene, non voglio lasciare male. E se hai bisogno di me, o sono molto vacca, quella venuta di luce, la verità. Tu sei per me lo sa, con quella sole, ti voglio bene, non voglio lasciare male. E se hai bisogno di me, o sono molto vacca, quella venuta di luce, la verità. Ora il piano Sino Buffone dedicato a tutti quelli che si amantano. Buffo, pugna chiaro, ancora qua. Non sei bandito, ho disperuto questa cosa, come si lo fa lì. Soldi, ma quale soldi, non c'è niente, vuoi chiedere tutta questa gente. Porsche, altri maxi, erani, ma i malati, non sei sotto manco per chi si tasse. Fuori, fuori, chi non può fuori, non se ne sotto non si sta la maglione. Attaccatasse, sulla mezza bocca ma non che passe. Chi non può fuori, non se ne spalla, ma la razza sa faccia. Andare non lo può fare. Uomo, un suo uomo, ti balla nelle spalle e mi dici niente, non può fare niente, io tengo l'amore che andiamo a tentare.
un buffone, non se ne sorte con questa la maglione. Sulla mezza bocca ma non è basta. In un popone, con delle spalle a parlare a casa da faccia. Stanno a vedere lo popò. Vuoi chiedere tutta questa gente, è soldi, è casa, ma non ti puoi venire. Ricordati, sei un uomo povero, cuore grande, ma non ricco, un povero di cuore. In un popone, non se ne sorte con tutta la maglione. Attacca a cazzo, sulla mezza bocca, ma non che batte. In un popone, non se ne spalla, ma la nanda senza faccia. Stanno a vedere lo popò. Grazie, grazie. Bravissimissimo Cristiano. Questo brano l'ho dedicato, l'ho fatto tempo fa per tutti i buffoni che si lamentano di avere tutto nella vita e non hanno niente. Saluto anche a Ciccio Mira, che è una grande persona, mio sì. manager, mia nonna che mi sta seguendo, e a tutti voi presenti la dedico questi beni a voi pure. Sempre onoratissimo aver avuto nel nostro programma Cristiano Michele. Vabbè. Ormai non è che sei ospite, secondo me ci sei sempre. Ospite d'onore. No, no, sei sempre con me, quindi quale ospite? Vabbè, sei no. sempre con me. Cristiano Michele, applauso. Alla prossima, questa a lei. No, no, di qua, dove vai? Allora io vado a salutare intanto tutti coloro da casa, tutti coloro ci stanno seguendo da tutti i social, perché ci stanno seguendo da Napoli, e salutiamo la nostra amica Tilly, e poi dalla Francia, salutiamo Antonella, Giulia e tutta la famiglia, va bene? Dalla Francia, dalla Francia, ecco, è da Napoli, Tilly e tutta la sua famiglia, va bene? Poi salutiamo sempre, naturalmente, l'agenzia, la MD Music Eventi del nostro grandissimo amico Mario Di Cristina. Il grande Mario Di Cristina. Allora, partiamo subito perché dobbiamo sempre volare. Noi da oggi dobbiamo fare la canzone Volare, la cantiamo insieme perché dobbiamo correre. Per noi, per voi, bravissimo Gaetano Infantino, vai! Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Gaetano. E oggi canta la montagna. Ai, ai, ai. Allora, come stiamo? A posto? Tutto a posto, tutto a posto, e salutiamo naturalmente tutta Gela. Certo, tutta Gela, che tu sei di tutti Gela. Che ci ascoltano. Vorrei salutare in particolare a mia zia da Gela che ci ascolta, a mio zio Salvatore da Termini Imerese che ci sta ascoltando, e soprattutto la mia ragazza. E tutti coloro da casa, quello è importantissimo. Certo, certo. Io invece vado a salutare tua mamma e tuo papà, sempre presenti. Sempre. Quelli sono i saluti, non i saluti, che quelli sono i pelassi. Sì. Perché non si dimenticano mai, quelle si salutano prima e sempre e comunque. Allora, noi facciamo un brano e poi facciamo poi un live con Maestro Ignazio della Caracausi. Se siamo pronti, io lo lascio partire. Il brano si titola O telefono fa tutto tu. Vai! Che mi fa male il cuore quando mi fai sti cose, mai precisa un appuntamento, non mantiene una parola, mai mai mai. E per amore io non parlo mai, ma son che sempre zitto, ma stato a corto pure bene più grande, come la cosa asciutta all'improvviso e tu telefono va sempre tutto tu, sempre che vado giuro non ci faccio più, così compagno dove stai sempre a parlare e non ti posso mai chiamare, perché il telefono va sempre tutto tu e resta solo perché tu non scende più, poco non mi fa scema e torna a credere ancora, ma vai a cavere per ora tu ti torni a cominciare e sul telefono va sempre tutto tu di notte mattina a mezzanotte e non dura troppo sta corda.
să poți în spețe povărnești. A bache eu dă la sezonă, hai pe nu-mi dă mai, mai, mai. Hai pe amore eu nu-mi par numai. Mă sunt câțea pățită, m-a stat acord cu bună benă, chiubran de goma la căză vă ajuta. Al improvize fărâni amo, è su da levo ne va sempre tu tu tu, sempre che vado giù non c'è faccio più, così compagno dove stai sempre a parlare, e non ti posso mai chiamare, perché il telefono ne va sempre tu tu tu, e resta solo perché tu non scende più, poco non basta mi fa scena, è tornato che ancora, ma vai a e su telefono va sempre tu, 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 di notte, mattina, mezzanotte. Perché il telefono va sempre tu, 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 e resta solo perché tu non scende più. Allora, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Rieccoci. Sta canzone sta diventando un tormentone. Io l'ascolto ogni giorno. L'ascolto ogni giorno, veramente. Ho messo anche il like, a mestiere, proprio. Abbiamo condividere poi. Tante condizioni. Ti metto sempre io, mi piace e condivido, perché veramente questa è una canzone veramente. Samuele, papà. Ok. Una canzone veramente fantastica. Allora, adesso è arrivato il momento di chiamare il maestro Ignazio Caracausi per ascoltarti in un bel live. Con lui, io non so cosa hai preparato, vi lascio qua e fate voi. Ci pensi una canzoncina, fate voi, non voglio sapere neanche il titolo. Lo scoprite da casa, per noi e per voi, Gaetano, Infantino, quello è il microfono. Se siamo pronti, lo lasciamo cantare. Mettiti qua, Gioia, mettiti qua. Siamo pronti? Ok, Gaetano Infantino, vai. Prova. Quando sono con te, mi sento come un re, l'emozione che tremo la rinde pensiero, perché sono pazzo di te, pure so sai che per me, avevo già cancellato la libro da cara, ma poi passo solo un minuto con te, torna a fa pagina da vado. Un amore impossibile tu m'avresi dall'anima, e mi dà sensazioni, vi giuro, davvero è spiegabile. Tu, una storia perduta, sì, sai già cosa dall'altro.
dem beren dedin da bilma bantire. Che si so con te, non so che si sa perché. Vorrei capire perché sono un perfetto scemo. Lo so, forse non so cos'è possesse. Potrei, forse non era mai per noi. E poi passo su un saluto e mi perde in da mille pensiera. Prometto che sarà I'm a in the middle of a sierra. Maestro Ignazio è sempre un grande, io faccio un applauso a scena apertissima, non aperta, grande, 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 grande esempio. Maestro, poi noi ci vediamo dopo. Allora, bravissimo come sempre. Grazie. C'è il tuo papà e tua mamma dietro le quinte che si emoziona, mi chiede a me, si emoziona, si emoziona veramente. Complimenti, complimenti. Allora, tu sarai anche con me alla cena spettacolo. Sì, sì. Pranzo spettacolo. Pranzo spettacolo, il 26 marzo. Alla Cremolate, comunque poi mandiamo la locandina, facciamo direttamente, poi parliamo di tutto ciò. Sì. Va bene. Gaetano, alla prossima e complimenti, sei un grande, grazie, bravissimo, grazie. Batti 5, ciao Gaetano, ciao, questo ciao. A lui, vai, okay. Vieni qua, ormai, ormai aspetta la vendita, ormai, ormai, ormai siamo di casa, ormai siamo di casa, questo lo diamo sempre a quello che entra, perché noi facciamo sempre così, ci siamo dovuto fare un grande uomo, perché è una persona veramente seria, proprio seria, lo dico io che serio, no, serio, di più, perché è molto serio, questo lo dice bene D'Alessandro, una persona molto brava, umile, gentile, generosa, veramente non ci manca niente. Bravo, bravo, bravo. E sa cantare, e sa cantare. Di chi stiamo parlando? Del bravissimo? Nino Russo! Vai! Buonasera! Ninuccio! Quando tu fai questa presentazione, già da casa dicono: guarda, Nino Russo sta arrivando. Già tu fai una presentazione abbastanza particolare. Già lo sanno. Identificativa, chiamiamola così. Ecco. Già lo sanno, già lo sanno. Io ne approfitto per salutare, sì, Rosalba. Certo, ciao Rosalba. Ciao. Saluto Luca, saluto Rosa Blu, saluto Nico Palermo e Mario D'Annunzio. Buona serata e la zia Iole, perché mi ha ricoverato. Ciao zia Iole. No, io tu parlavi, io stavo pensando a Rosalba, che comunque spero che guarisca più presto, perché ha avuto un attacco influenzale. Un problema stagionale, ci sta purtroppo in questo periodo. E gli auguro veramente una pronta e presta guarigione alla nostra Rosalba, certo, che certo, vogliamo tanto, certo, tanto, tanto, certo, bene. Certo. Ne approfittiamo allora, per salutare comunque Yolanda, sì. Margherita e Anna. Ciao Anna! Ciao Anna, Margherita e Yolanda. Ok. E allora, stasera facciamo due brani, uno in italiano, una canzone, Provaci tu, che è una canzone abbastanza particolare. E poi facciamo un brano con il maestro. Parla, è un po' attuale, anche se è una canzone degli anni 90, è attuale di questo periodo. Allora, l'ascoltiamo insieme. Sì, e poi faremo una bella canzone, Kurdam, cioè di Nino D'Angelo, con il maestro, col bravissimo maestro Ignazio Caracausi, che...
Io ho detto la scorsa volta è stato un successone vinciuto tu. Nino Russo, vai. Oggi vorrei scappare da quest'inferno. Cambiare più, sono stanco e non mi sento di combattere, anche se lo chiedi tu. Vorrei scappare da questo lungo inverno che non vuol finire mai. Più così diverso, io che vivo male, circondato da troppi banditi e da troppa imbecillità. E mai chi l'ha detto che cambierà? Così tenere le canzoni che parlano ancora di grande futuro e di libertà. Sì, liberi di fare tutto, anche di non lavorare, di non avere un posto da abitare, con la speranza di non stare male, liberi anche di morire. Sarebbe non pensare a niente, troppa gente già lo fa. Ritornare a casa e chiudersi la porta per godersi l'intimità. Ma anche dentro queste case non va bene, perché fuori che non va, tutti ci portiamo dentro questo senso di potenza così profonda e di sottile infelicità. E mai chi l'ha detto che cambierà? Così teneri i nostri figli, gli abbiamo insegnato che cosa è importante, la libertà. Sì, siamo liberi di fare tutto, anche di spararci addosso, di distruggere, di rubare e di saltare in aria in mezzo al cielo, liberi anche di non sapere. Vorrei scappare da questo inferno che non può cambiare più. Questa sera proprio non mi riesce di sperare, se vuoi provaci tu. Grazie. Allora, una canzone bravissimissimo. Sempre maestro, se noi siamo pronti facciamo questo bellissimo live sempre attuale, quella che abbiamo fatto adesso, che rispecchia un po' il periodo che stiamo vivendo di crisi nel mondo, oltre che in Italia, nel mondo però proprio. Maestro, siamo pronti, affidiamo così al Padre Eterno. Allora, se tu allora, metti qua, forse dobbiamo cambiare il microfono, sì, se non questo, prendiamo quello. Io sono purtroppo quello che si muove in maniera eccessiva e mi fanno i segnali di tornare indietro. Allora, questa è lui. L'altra volta ti metti qui, guardiamo la prima telecamera, questa è lei. Filo così, guardiamo la prima. Vai. Sì, prova benissimo. Thank you.
età. Diciamo nel migliore dei modi, come al solito, e ringraziamo tutti coloro che mi hanno ascoltato e che ci stanno ascoltando, e arrivederci a una prossima volta. Bravissimo Nino Russo, non ti dico niente perché è inutile, che devo dire, cioè io da presentatore, cioè, che non sono presentatore, faccio il cantante, che ci devo dire, cioè fa tutte cose. Vabbè, fai il cantante, ma sai fare anche il presentatore. È preparato, è un professionista, che devo dire, io posso soltanto dire bravissimo Nino Russo, la prossima, complimenti, applausi, che devo fare, grande, grande, grande. Grazie, Nino ci Russo, vediamo, bravissimo. Buona serata a tutti, grazie. Questo, va bene, ok. Allora, okay. Dobbiamo correre, Gioia. Un altro artista bravo, un bravo cantante pure lui, veramente bravo, un amico, un caro amico mio, che questa è la prima volta che viene qui al Bella Radio, la prima volta in assoluto, e lo fa da bene da Alessandro. Noi lo conosciamo abbastanza, ma anche da casa tanti lo conoscono, sicuramente. Stiamo parlando del bravissimo Massimo Arena. Vai. Buonasera a tutti, ciao Ben. Ciao Massimo, ciao. Come stai? Bene, bene. Volevo salutare a tutti quanti la trasmissione, saluto a tutti quanti. Vi canterò questo mio inedito, L'amore che resta. Saluto a tutta Miss In Mary e un saluto a Giuseppe Leone. Salve. Allora, il titolo diciamo o facciamo a... Sì. Allora, la prima sarà L'amore che resta. E la seconda sarà Le mie parole al vento. Non ci rimane che dire, per noi e per voi. Grazie. Massimo Arena. Arena. Davvero di cuore.
che cosa hai fatto a questo cuore che ti amava tanto? Perché mi hai cancellato se mi amavi tanto? Perché hai stabilito ad una fine per un nuovo amore? Questa sera sono qui tra il cielo e il mare e voglio un po' di sincerità, qualcuno che mi abbracci col cuore e che mi faccia sentire un po' bambino per ritornare a ridere senza malizia e senza inganno, e che venga tutto questo spontaneo, sì, perché ne ho bisogno. Non voglio darti nessuna colpa se mi hai lasciato andare, se hai puntato altrove, se mi hai lasciato così ad affondare senza te. Te lo dicevo sempre io che non me ne va mai una. Scusa se parlo ancora di lei, vorrei dire altro ma non ci riesco. Lo sai già che lei mi è rimasta dentro, lo so che io non parlo d'altro. Immagino scene d'amore da dedicare a lei, dove tutto è diverso da quello che c'è stato. In fondo quei suoi occhi hanno ragione a non guardarmi più. Ho sbagliato a lasciarla andare. E scusa per le mie assenze, meritavi pace e tenerezze. Non stavo bene con me stesso, colpa della mia fragilità. I miei pensieri dettati al vento per farti ritornare. Se dentro me non ti ho mai persa, speravo tanto di trovarti qui. Questi giorni ti pensavo, non è cambiato mai quello che sento. Manca la tua aria timida e quel tuo modo di guardarmi dentro. Potremmo stare ancora bene insieme, ma quell'errore mi è costato tanto. Ho troppe cose da dimenticare, la vita a volte soffia contro vento. Mandando all'aria tutti i nostri sogni, ho cercato sempre di guardare avanti, ma la verità è che vorrei tanto stringerti, tanto stringerti.
solo il rimpianto di non averti amata mai abbastanza. Fino ad allora sono morto dentro, stavo bene con me stesso. Avrei voluto urlare contro il vento la verità che ti porto dentro, ma le mie parole sono rimaste al vento. A tutti. Niente, bravissimo Massimo. Grazie. Anche Massimo, io non guardo soltanto, il lato artistico, io guardo anche il lato, a parte professionale, quello pure, ma il lato umano. Tu sei una persona molto seria. Grazie. Molto seria, molto umile e molto generosa. Naturalmente ricordiamo anche, facciamo i saluti al tuo manager. Emilio Leone, il mio manager. Anche Emilio. Bravissimo anche lui, perché è una persona molto molto brava. E che dire, io veramente sono contentissimo di averti avuto qui nel mio programma, perché grazie. Questo non è il mio, questo è il nostro programma, che sia chiara sta cosa. Sì. E sono veramente onoratissimo. Grazie. Complimenti. Grazie. Bellissime queste canzoni. Grazie. Massimo Arena. Grazie a tutti. Alla prossima. Allora, adesso è arrivato il tempo di chiamare l'altro ospite, sempre con noi. No, diciamo ospite, ma non è ospite, che è di casa, però chiamiamolo ospite. Uno dei più grandi veterani, che è lui della vecchia guardia, lo chiamiamo insieme, bravissimo Federico Bruni. Vai. Buonasera. Prendiamo l'altro microfono. Facci auguri a tutti i Margherita. Le Margherite. In particolare a Margherita Piazzese, da Misilmerio, che è mia nipote. Oggi mia figlia Margherita, sì, da Milano, e tutti i miei nipoti, va bene? Sono a vostra disposizione, auguri Margherite. Ok, allora prendiamo quel microfono, Samuele, così lo facciamo fare un bel live, se siamo pronti. Un saluto anche a mia moglie, attenzione. Salutiamo Giuseppe Mazzaranes e tutta la famiglia, e naturalmente... certo, la famiglia Mazzaranes, mio compare Peppe, Totuccio, il papà, un grandissimo amico mio, e tutta la sua famiglia, ok? Ciao, vi voglio bene. Questo a lei, se siamo pronti, la regia... Siamo pronti, maestro? Maria, vai. Microfono. Prova. A posto. Vai. Federico Bruni. Prova. Oh, ma tu stanno facendo bocchi. Con le tue stalinda cento cose, e tu non mi accogliere tu cosa vuole a me. Mi ti scende cuore, ma se ti te, fino a Maria, bocca che fai impazzire, cuore che fai a morire, occhi su pazze che te ne vanno, la vita mia.
non canto senza te, panna che lo è che tu. Raggi bastiono smano spezza gode, io non voglio credere ma voglio solo a te, amore, amore. Bocca da vai impazzì, cuore da vai a morire, ho bisogno pazze di essere davanti, la vita mia, non canta se vince te, pagna che voglio tu. No, ma che sarà addosso a tu, maestro? Venga, mani e levata.
amore tu. Giorno non voce che sta amore, che la stretta da sto cuore, e non c'è la L'altro microfono. Ok. No, cosa? Dico Bruno, lo diciamo da sempre, 70 anni. Live, ragazzi, non sta bene oggi. Ma non ci sono problemi, tutte le canzoni della Bonanima le faccio io, non prendendo nessuno. Saluta, okay. Saluta Benny ed Enza che ci stanno guardando da casa. Sì, Benny ed Enza, certo, mio compadre Benny, okay. Attenzione. Va bene. Mia figlia Margherita, mia moglie e tutti, ok? Tutti i Margherita, va bene. Vi voglio bene. Federico Bruni. E un saluto a tutti i amici miei e mio nipote Giovanna. Comete. Alla prossima, Federico Bruni, bravissimo. Maestro, dalla regia facciamo. Una cosa, devo fare un saluto. Aspetta, ce lo facciamo subito. Okay. Mandiamo Magno. Allora, signore e signori, per noi ascoltiamo la bellissima voce di Fabrizio Magno. Chi lo fa fa, a creare un amore che non vale niente. Ha gerito troppi vodka, si sono studiati sentimenti, la colpa non è sulla mia, si soffre che ogni sulla tu, non si va a fingere, ti voglio vivere, non cerco scuse, sì, ma non ti voglio più, la storia senza cuore. Bravissimo, bravissimo Fabrizio Magno. Possiamo al telefono perché è pieno di messaggi, non possiamo fare saluti perché il tempo è tiranno, dobbiamo volare. Allora, se siamo pronti facciamo una bella canzoncina noi, una tua e due io, viceversa, stanno chiamando, infatti non posso prendere chiamate. Allora, intanto partiamo subito che facciamo questo annuncio che è molto importante. Se dalla regia siamo pronti, ricordiamo l'evento di giorno 26 marzo. Al ristorante Le Cremolate, una cena spettacolo organizzata da Benny D'Alessandro con Benny D'Alessandro, Cristian Betti, sto core, la canzone qual era? Quella apposta, tutta apposta, e tanti artisti come Mattia Fede, Leo Dellosalia,
Samuel Bertolino, Infantino, Piccolo Max, Federico Bruni, Nino Russo, Massimo Arena, Pamela e naturalmente con la grandissima Valentina Tesauro, il bravissimo grandissimo Gianni Giovanni. Prenotate, scrive, diciamo, 379 358 293 per le prenotazioni per i biglietti, questo è molto importante, che veramente siamo già in sold out, perché veramente stiamo veramente proprio decollando. È un menù veramente bello, con un primo, un secondo, un terzo, non manca veramente niente, una buona musica. Alle tastiere maestro Ignazio Caracausi, l'impianto service sempre di Mario Di Cristina, presentano Elisa e Gioacchino Stassi, non manca niente, affrettatevi, pranzo spettacolo il 26 marzo al ristorante Le Cremolate. Ok, se possiamo maestro facciamo un bel brano, il giovanotto qua che veramente non ci sta fermo, nel senso che è, come suol dire, sciolto. No, più che sciolto è gasato. Se sta dalla regia, se sta dalla regia, sì, ok, va bene. Tu questo me lo dai a me intanto, così lo mettiamo qui, ti prendi il microfono l'altro, bravissimo, chiamiamo il nostro maestro Ignazio Caracausi che veramente è pronto, ti metti qua tu che questo è molto importante per l'audio e tutto. Se siamo pronti dalla regia, ok, il maestro è qui, inquadrato, la grande. Buonasera Ignazio. Buonasera, come stai? Maestro Ignazio, la grande. Salutiamo sempre papà, papà Alberto, quello importante, e tutta la famiglia Bertolino, i nonni specialmente, tutti. Se siamo pronti lo lascio cantare, per noi, per voi, Samuel. Questa canzone la vado a dedicare a mio cugino Gioacchino che non c'è più. Ma che taggiarice? Che taggiarice? Sei. Quale? Non mi ricordo. Quella, sei un grande, ti dico apertamente con tutto il cuore in mano, sei un piccolo ma grande artista. Tu dice bene, ci credi? Salutiamo sempre mamma e papà che fanno tanti sacrifici per te, questo è importante, Gioia, va bene? La voce di Samuel Bertolino, un grande. Samuele, presentiamo ora chi? Benito Alessandro. Vai. Tieni. Ok. Va bene. Ok. Siamo l'improvvisata, maestro. Saltiamo, vai. Vai, maestro. Ragazza mia, me l'hai detto con l'occhio da voglia, mi hai fatto morire. Ragazza mia, corre troppo che fai di spoglio, ma stammi a sentire. Ragazza mia, che se smania cadene di vena, tu non sei carema. Ragazza mia, stai pazziando con fuoco e t'abbroccio, ma proprio con me. Non ho pensato che st'amore per noi è impossibile. Non mi attacca per me che è già troppo difficile.
tuo cuore un amor che batte poesia. E come a te sembra un angelo, mia via mia. E non fa così, se non ti così, tiene tutta vita fa capire. Ragazza mia, sono d'accordo con te che l'amore non te ne dà. Ragazza mia, ora sì tu mi dici che sogni importanti per te. Ragazza mia, per me è facile averti, ma dopo che cosa sarà? Ragazza mia, e suo sguardo innocente e pulito mi chiama papà. Non ho pensato che quest'amore per noi è impossibile. Tu mi toccava per me è già troppo difficile. Tengo il tuo cuore un amore e fatte poesia. Ecco a te sembra un angelo, mia figlia mia. E non fa così, se non ti così, tiene tutta vita fa capire. Quando vuoi, senza dire no, siamo buoni amici se ti va. Grande maestro Ignazio Caracausi. Il tempo è tirando, però dobbiamo volare, quindi va bene così, maestro. Poi un'improvvisata, io non ho preparato niente, faccio sempre un maestro, un grande. Che facciamo, maestro? Io vado a salutare sempre tutti coloro da casa, tutti gli ospiti dello Stato, naturalmente. Naturalmente tutti gli ammalati, con una pronta e presta guarigione. Vai! Stava maglietta, poi vai a riposare. Mentre radio canta, bucato asciugherà. Un bicchiere menta con un po' di ghiaccio in più. Oggi fai che un cavolo che non si può respirare. E domani a mare per restare in compagnia. Tutta come di su, tu sola già pronta. Tu con tuo bikini ed un corpo da impazzire. Io giorno innamorata, a me dice sempre noi, arriva lui vicino a te. E sento fritto sotto solo ma perché. E arriva lui e l'adoro io, ad volesso come voglia vita mia. E poi mi afficcio con lui, sino alla grappa piscina. Taglio il viso con il mare, con un po' di sapere, però c'è lui. A volte odio più della malinconia. L'ultima speranza sta morendo a poco, sempre più attaccata, sempre innamorata. È rimasta solo quella dedica sul foglio ad un caro amico che non so dimenticare. La mattinata dritta metro bollinare. Era primavera, la giornata senza scopo. Con
la prima volta, con la prima tentazione. Ero un po' confuso, non capivo niente più. E arriva lui vicino a te e sento fritto sotto sulla mamma di. E arriva lui e l'adoro io, a tavolesso come voglio a vita mia. E poi mi afficcio con lui, sino alla lacrima di scena, anche il viso con il mare, poi non lo fa sapere, però c'è lui, e anche lui, che a volte odio più della malinconia. Volesse con voglia di la mia. Grande maestro Ignazio Calacausi. Applausi maestro, grandissimo. Va bene, va bene, va bene. Allora, questo tienilo tu. Ah, mettiamo la parte. Un caro saluto a Barbershop di Salvo e Fino. Okay. Oggi mi ha fatto questi capelli. Un bacio allo Zen di Palermo. Vai, bravissimo, bellissimi capelli, dai. Allora, io vado veramente a concludere questa bellissima puntata avendo nel nostro programma una grande artista. Proprio grande, grande. Si può dire grande, grande, con una G grandissima, artista, proprio fatta, proprio una di quelle grandissime. Io vado a salutare intanto il marito, grande amico mio, grande amico nostro, Mario Di Cristina, che è comunque un grandissimo, un fratello mio, amico nostro, un ragazzo veramente troppo serio, umile, generoso, gentile anche lui, veramente. Abbiamo costruito un'amicizia, più amicizia e fratellanza, io vado a salutare lui e tutta la sua famiglia. E questa sera sono onoratissimo di avere qua una delle più belle voci di Palermo, che lei, ricordiamo che è una delle bellissime voci di Palermo, non lo dico io ma è la verità, perché lei è una grandissima artista. Stiamo parlando della meravigliosissima Valentina Tesauro. Ciao, buonasera. Ciao Vale, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Valentina. Grazie per l'invito. Ma come stai? Bene. Mi stai diventando un ometto. Tanto andiamo a salutare Ignazio Calacausi, buonasera anche a Laura, la Flash Music e Bella Radio TV, che io sono stata anche ospite lì a Catania. E tutto lo staff, naturalmente. E tutto lo staff che vado a salutare. Come state? Tutto bene? Tutto, tutto ok, io vado a salutare sempre tuo marito, il grande, grande Mario, che veramente lo porto nel mio cuore, grande persona. Fa piacere essere qui questa sera con voi. Io... abbiamo pochi, diciamo, pochi minuti, sì, quindi dobbiamo costringere. Io ho due saluti da fare. 2, 4, 5. Se mi permetti. Allora, tanti saluti per Matteo Cavallaro che mi sta guardando e la moglie, un bacio grande. Giuseppe Giuliano e Rosy, sua moglie, un bacio, vi voglio bene. Salvatore Mannino, Totò l'elettrauto e poi un bacione ad Alba, suo marito, e la piccola Asia. E io volevo parlare per la scena spettacolo dell'8 marzo che saremo all'Acqua Park con Angelo Cavallaro, Valentina Tesauro. Scusami, festa delle donne anche. La festa delle donne, infatti questo stavo dicendo, che ci sarà tanta bella musica che canterò io, Angelo Cavallaro, ma poi ci sarà tanta bella musica discoteca che balleranno. Quindi qualsiasi informazioni, biglietti, potete contattare Mario Di Cristina, MD Music, e che dirvi? Ricordiamo che tu sarai con me il 26. Il 26 marzo, un pranzo spettacolo, organizzato tu. Da te. Cristian Berti ci sarà pure, Gianni Di Giovanni che salutiamo. Gianni Di Giovanni che andiamo a salutare, insomma ci sarà tanta bella musica, acquistate i biglietti e ci vediamo lì. Lì. Valentina, io starei un'ora, due ore a parlare con te, ma purtroppo il tempo è tiranno, ti lascio qui al nostro maestro. Facciamo fai tu. Qualcosina live così. Il gelato? Prendiamo il gelato, dice allora, questo è lui. Prendiamo il gelato al cioccolato. Valentina, se ti metti, Valentina, se ti metti qui sarebbe molto meglio. Sì. Per voi, Valentina Tesauro, Tesauro. Vai. Sempre così, colpe
aspettato sempre come da copione, invece piange più. E tu pure che anche basta con sé niente, che a me non fa così. Tu non sei ma storia su fotoromanzo, è facile capire. Thank you.
scene assurde. Oh, bastardi amici tuoi, potremmo andare a mamma pronto su una condanna. Tu mentre fai servizi senza radio d'andà, Arun sai che scurma. Se c'è ancora tempo, no? Mi aggi- sì, no? Ok. Questi saluti per te. Sì, Anna Maria, Yolanda, D'Alessandro. D'Alessandro, Margherita, D'Alessandro. D'Alessandro, Isabella, Leonardo, Graziella e Rosalba. Un bacio grande. Okay. Allora, il tempo è stato pochino, però diciamo che ce la... Ma sicuramente. Con Mario sicuramente. Ci telefoniamo e scendi. A parte qui tu hai bisogno... Mario, ottimo. Allora facciamo un altro, sì, brano, sì, possiamo fare così, poi parliamo. Ok, va bene. Possiamo, prego. Thank you.
ci parliamo, c'è lei si ci appiccicamo, c'è lei quando tu mi chiamo con un maso, c'è lei. Porta fuori tu lasci pure a lei. Non voglio che tu stai male, questo ti lascio andare. Eppure se per solo tu non pensi Valentina, allora, questo a lui, questo sì, a lei. Questo lo posi. Scusa, ok, bene, Valentina, che devo dire, ci hai fatto sognare, pensa a quello da casa. Ci siamo un po' divertiti, ecco. Sì, però niente. Noi ci divertiamo mentando da casa, facciamo battere i cuori, poi questa voce, dico, Mario, che te lo dico a fare io, cioè siamo sempre là, veramente, grandissima voce. Benny, che dirti, allora, grazie. Ma io questo stavo dicendo poco fa, dico, no, ascolta, aggiustiamo subito questa cosa, perché questa cosa da aggiustare subito. Allora, tu qua, grazie a me, non lo devi dire mai. Ma questa, diciamo, la trasmissione che tua è del piccolo benissimo, ometto, benissimo, quindi giusto comunque tu qui, sia... da Bene Alessandro non sarai mai ospite, tu grazie. Qua sei la padrona, io grazie, basta che chiamo subito. Mario... Ti ringrazio. Fai scendere subito Valentina. E noi subito. Grazie. Valentina non ha bisogno neanche di invito, che qui non sei mai ospite, sei la padrona. Come grazie, tu, grazie. Come tuo marito, che andiamo sempre a salutare. Grande. Certo, l'MD Music di Mario Di Cristina, che andiamo a salutare. E sì, quella. Guarda lei, MD, guarda lei. Di Mario Di Cristina. Che dici? Vi aspettiamo il 26. Prima parliamo dell'8. L'8 marzo la festa delle donne. La festa delle donne, vi aspettiamo donne, venite perché ci divertiremo sicuramente con Angelo Cavallaro e Valentina Tesauro. Acquistate i biglietti sulle pagine Facebook Mario Di Cristina, insomma. E poi il 26 sì. marzo, pranzo spettacolo. Salutiamo, sì, ok. Ok, salutiamo intanto sempre il ristorante che ci ospita, le cremolate. Sì, saremo sì, andiamo a salutare. Con Valentina Tesauro, la voce bravissima e bellissima Valentina Tesauro. Grazie. Bravissimo Cristian Berti, grande Gianni Giovanni, ci sarò anche io, ci sarà anche tu. C'è tanta bella non musica, quindi non si annoiano, ecco, no, quindi alle tastiere comunque diciamo che c'è il messaggio della causa. L'impianto service è il grande Mario Di Cristina. Ci divertiremo. Allora Valentina, io chiudo questo programma con te accanto, sono onoratissimo veramente di averti avuto qui il nostro programma, che ripeto, questo è il nostro, non è il mio, è il nostro grazie, programma. Grazie. Spero che questo programma sia stato di vostro gradimento, perché naturalmente grazie a loro che ci hanno ascoltato. Ma sicuramente. Avete ascoltato tantissime voci belle, ma soprattutto quella di Valentina. Ok, salutiamo sempre lo staff. Certo, di Bella Radio, certo. Un bacio I nomi. Gianni, Franco, Milena, Mary, Marcello e Vittorio. Okay. A tutti se li ricordo, un bacio a tutti. Vi auguro una buonanotte. Buonanotte alla a tutti. Prossima, un ciao. Bacio da Diamo linea Valentina. A Catania con Daniele De Martino. Ok, ciao. Un bacio, ciao. Ciao. Su Bella Radio TV. Su Bella Radio TV. Si è concluso Musicalmente Parlando, ideato e condotto da Benny D'Alessandro. Ideato e condotto da Benny D'Alessandro.
Musicalmente parlando, ideato e condotto da Benny D'Alessandro, con tanti ospiti, con tanti ospiti. Musicalmente parlando, in diretta dallo Studio 4 di Palermo su Bella Radio TV.